Eravamo rimasti. Su un viadotto il corteo della vettura, la prima con una scorta di polizia, la seconda con Berlinguer, la terza con i dirigenti del PC che avevano accompagnato il segretario. Si era sfilacciato. L'auto della polizia era scomparsa. Qualche secondo dopo, un enorme camion da trasporto pieno di pietre cambiò corsia e si buttò contro la ciaica di Berlinguer. Alla guida un uomo dei corpi speciali dell'esercito. Figurati. Le foto mostrano lamiere contorte, l'auto che rischia di cadere dal viadotto, trattenuta da un palo d'acciaio con il quale si è conclusa la sua corsa. Berlinguer si salva per miracolo, per 18 anni sulla notizia cala il silenzio, ma nel 91 il senatore del PDS Emanuele Macaluso svela un retroscena clamoroso. Sulla strada verso l'aeroporto Berlinguer doveva morire. L'ipotesi di un complotto ardito dai governi amici dell'Est viene smentita dai dirigenti del vecchio PCI, ma incoraggiata dalle confidenze della vedova Berlinguer, a cui Enrico aveva manifestato da subito i suoi sospetti. Sulla base delle rivelazioni di due bravi giornalisti di Panorama, Giovanni Fasanella e Corrado Incerti, frutto di una lunga e approfondita inchiesta, viene pubblicato Berlinguer deve morire. Come autorevole sostegno al lavoro svolto dai due autori, l'introduzione di Walter Veltroni e la prefazione dello storico Giuseppe Vacca, che avvalano l'ipotesi peggiore, scrive Veltroni, che alla luce dell'inchiesta dei due giornalisti, la bilancia non può che pendere dalla parte dell'attentato. Veltroni ricorda che Berlinguer non si doveva fidare molto dei bulgari. Se davanti alle pressanti sollecitazioni per un ricovero in ospedale e alla prospettiva di una degenza che si annunciava lunga, pretese, anche a muso duro, di partire subito, mobilitando l'ambasciata e il governo italiano, che inviò un aereo ambulanza. E che è arrivato a Ciampino, Berlinguer di quell'incidente parla pochissimo, che solo Macaluso e la moglie Letizia confidò di aver sospettato l'attentato camuffato da incidente. Anche qui attenzione alle date, l'incidente avviene il 3 ottobre 73. Una settimana prima è nata Veltroni, in due colonne di Rinascita. È uscito il primo della serie di articoli di Berlinguer. L'ultimo uscirà il 12 ottobre, che avrebbe delineato il compromesso storico.